Buonasera a tutti, amici di Miss Montecatini, sono buonasera. Tornata, sono viva, sì. Allora, stasera eravamo alla cena sociale del Montecatini, al Grand Hotel Panoramic. Sì, arriviamo un po' al dunque, ci troviamo con il capitano del Montecatini, Lorenzo, benvenuti. Allora, senti, devi sapere che ci siamo un po' informati, sappiamo che hai delle fan. Queste fan però vorrebbero sapere dove vai, dove giri spesso, che ci racconti? Ma intanto buonasera a queste fans, niente, a Montecatini mi trovano quasi sempre venerdì sera e sabato sera. Infatti poi la domenica si vede che vuoi sabato sera. No, a parte gli scherzi, sì, giro sempre qui in zona. Ok, allora dacci qualche altro indizio, qualche locale. Andiamo nello specifico, perché sai, venerdì sera, sabato sera, così. No, i soliti, o Condition, Cascina, Aljue, Libertà. Sponsorizza anche i locali di Montecatini. Sponsorizziamo, tanto si sponsorizza poco, va bene. Quindi questi locali classici, insomma. Sì. Ok, ok. Senti, ora il campionato sta per finire, quindi programmi per l'estate? Ancora non si sa se fare una vacanza tutti insieme, anche con la squadra, col secondo allenatore, con tutti. Ora si sta un po' organizzando. Tempo ancora. Certo, sì sì. Ma una meta? Ancora non si sa, si era pensato Mykonos. Per quello ci vuole la salvezza. E questa salvezza la vedi raggiungibile o a questo punto? Noi ci crediamo fino in fondo. Dai, questo certo. È lo spirito giusto, non mogliamo mai, mi raccomando. E in bocca al lupo, allora, ci sono le ultime due, no? Sì, ultime due. Ok, noi cercheremo di esserci. Mi raccomando. Allora, però aspetta. Allora, dato che sei molto ricercato, io ti direi di venire, magari siccome adesso ripartono anche i casting di Miss Montecatini, di farti vedere un po' in giro magari, e soprattutto devi sapere che c'è il concorso di Mister Montecatini, non so se lo sai. Sì, me l'ha detto Vito, però mi ha ingaggiato, sono in giuria per il concorso delle Miss. Ok, vedi. Allora lì ci sta. Però dai, dato che ci sei, un saltino fallo anche te a Mister Montecatini, no? Da calcio a concorsi un attimo, no? Sì, sì, però se si retrocede mi rincorrono sul palco. No, non vediamo così. Dai, noi ti si aspetta comunque, Noi tra i candidati lì voglio vedere proprio Lorenzo, altri, benvenuti. Tutti a Mister Montecatini. Esatto, tutti i calciatori, sì, dato che ci sei, no? Ingaggio anche un po' gli altri, mi raccomando. Ecco. Vai. La Mavi adesso si vuole seppellire. Grazie mille per questa tua uscita. Niente, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per queste partite. Speriamo in bene, incrociamo Speriamo. Le dita. Ciao. Grazie. Buonasera a tutti, amici di Miss Montecatini. Siamo qua alla cena sociale del Montecatini al Grand Hotel Panoramic. Siamo qui con Simone Mariotti, che è il dirigente della squadra juniores. Ricordiamo che noi abbiamo tre categorie. Sì. La prima squadra, la juniores e la under 18. Esatto. Questa... com'era la juniores? Non no, la juniores. L'ho detto. La juniores, come sta andando il loro campionato? Intanto buonasera a tutti. Il campionato sta andando bene, diciamo, come classifica siamo al secondo posto, siamo sempre stati tra la prima e la seconda posizione e abbiamo iniziato, insomma, l'anno già ad agosto, dove abbiamo fatto il settembre lucchese, un prestigioso torneo che viene fatto, insomma, da oltre 50 anni e abbiamo Montecatini è riuscito a vincerlo per la prima volta con juniores e poi di lì abbiamo iniziato, insomma, l'attività e abbiamo sempre fatto un buon campionato. Il girone d'andata siamo finiti con la prima posizione, poi c'è stato due mesi appunto di stop per il Covid, la ripresa è stata un po' difficile perché i ragazzi si dovevano un attimino anche, insomma, riprendere. E c'è stato un pochino di calo in un certo periodo, poi la squadra ha avuto ottimi risultati, abbiamo ripreso la vetta della classifica, poi lo scorso sabato abbiamo avuto un incontro con il derby col Monsummano dove abbiamo pareggiato
perché adesso siamo due punti sotto il San Miniato, mancano ancora quattro partite e la squadra però si sta comportando bene, la difesa è molto solida e noi puntiamo a fare bene le ultime quattro partite e poi vediamo il finale come, insomma, come sarà. Sicuramente ci lottiamo tra il primo e il secondo posto. Buono. Certo, dai, è stra buono come punteggio. Dai, poi comunque sia ci sono ancora quattro partite, quindi mai dire mai, no? Nel senso, nel caso vinceste tutte queste quattro partite, la vittoria è assicurata o... No, non è assicurata perché comunque il San Miniato ha due punti più di noi e se le vincono anche loro rimangono loro avanti, però... Però dai, ma non demordiamo, pensiamolo in maniera positiva, ecco, comunque sia, cavolo, un grande lavoro trovarsi al secondo posto, dai, vedi, la Juniores, qualche gioia, no? Ce l'ha. Sappiamo che qualche giocatore della Juniores gioca anche aggregato in prima squadra, come gestiscano questi ragazzi le partite della Juniores e della prima squadra? Allora, generalmente... Iniziamo con il lunedì gli allenamenti, alcuni ragazzi lo fanno il martedì e poi a seconda appunto delle esigenze che ci sono sia per la prima squadra che per gli juniores e vengono scelti il venerdì e ci sono alcuni ragazzi che poi possono giocare anche il sabato una parte di partita o anche tutta e poi sono gestiti la domenica. Ci sono circa 4-5 ragazzi che generalmente sono con la prima squadra. Ok, quindi se... Ma, sì, si alternano sì. Un po', ok. Ma gli allenamenti della Juniores come sono? Cioè, tipo, quante volte a settimana si allenano? Non lo so. Gli allenamenti sono 3 volte a settimana. E generalmente ci alleniamo il lunedì, il mercoledì e il giovedì. E poi sabato abbiamo la partita, sì. Ok, è bello impegnativo, insomma. Tosta. Poi allenamenti di quanto sono? Di 2 ore? 2 ore, circa 1 ora e 45. Sì, immagino. Sono impegnativi, sì, esatto. Allora vi auguriamo buona fortuna anche a voi come alla prima squadra. Assolutamente, per queste 4 partite, mi raccomando, speriamo in bene. E niente, grazie mille per questa intervista. Ciao. Buonasera amici di Miss Montecatini, siamo qui alla scena sociale del Montecatini, al Grand Hotel Panoramic. Siamo qui con Serena Zerini, che è la preparatrice atletica della prima squadra. E buonasera Serena. Buonasera. Come vede la squadra? Da quanto tempo poi è qua a Montecatini? Sono a Montecatini da fine anno. E come vedo la squadra? Sono ragazzi giovani, forti, qualcuno con meno esperienza, però sono tutti elementi presi anche singolarmente che possano dare molto di più. Stiamo cercando di esprimere il meglio di ognuno di loro proprio per riuscire nell'organico e nel tecnico anche a salvarci, perché poi la missione è questa. E si lavora sia sulla parte organica che sui lavori tecnici e tattici insieme al mister, però devo essere sincera che stiamo facendo dei buoni lavori e quindi sono convintissima che ci salveremo, anche se fino alla fine sarà una lotta. Domenica giochiamo contro la prima in classifica, quindi sì. È una bella sfida, ma noi non abbiamo paura. La ginnastica, i lavori atletici, quelli che facciamo sul campo, sono pillole che tutti i giorni cerco di portare ai ragazzi, perché deve entrare questa igiene e questa salute fisica e poi anche mentale, perché comunque la ginnastica aiuta anche dentro, e lo dice Girolamo Mercuriale nel trattato De arte ginnasia, ragazzi. Mamma mia. Si parla del 1500, però è vero, sono tutti elementi che poi alla fine fanno la differenza. Senti, ma com'è che sei stata accolta da parte dei Montecatini, no? Un ambiente così comunque sia maschile.
No, all'inizio mi hanno studiato, il mister soprattutto, una settimana come io ho studiato loro, perché poi se non c'è enfasi e non c'è empatia, soprattutto fra me e l'allenatore, e anche sui lavori tecnici e insomma lavori proprio specifici, se non ti trovi non... difficile instaurare un rapporto. Invece con il mister ci siamo detti forse 6 parole in una settimana e poi io ho capito il lavoro che faceva e chiaramente l'ho seguito. Certo. Comunque è l'allenatore che comanda e che decide, poi alla fine è responsabile in tutto. Quindi ho soltanto assecondato i lavori che lui ha scelto. Ok, ma quindi qual è la funzione, scusa per la mia ignoranza, c'è la funzione del preparatore atletico, in che cosa consiste? Cioè proprio nell'organizzare gli allenamenti, cioè cosa fare ai calciatori? Come funziona sì. Proprio anche il percorso della preparazione atletica? La preparazione atletica, dunque, all'interno di ogni seduta di allenamento, poi il mister in questo è molto preciso, fa una programmazione ciclica, di settimana in settimana. Ogni settimana è composta da una seduta e ogni seduta è composta da elementi specifici. Lì io ho la fortuna di avere a volte 15 minuti, a volte 15 più 10, a volte 15 più 20 e chiamo fortuna perché per me fare la ginnastica, rendere atleti questi ragazzi che magari non sanno neanche correre, e per me è fortuna per loro perché è tutta sicurezza che gli dai. Quindi il compito del preparatore in primis è proprio quello di dare la possibilità a ogni elemento di rinforzare i propri punti deboli in modo tale che poi la squadra si rinforza nel collettivo. Ok, grazie mille. Vale. Noi la ringraziamo e le auguriamo un buon proseguimento con questa squadra. Facciamo grazie ancora mille, un, esatto, grande un grande in bocca al lupo. Anche noi due siamo molto fiduciosi, sì, riguardo questo. Domenica siete alla partita? No, perché giocano fuori casa ci hanno detto, quindi noi... Esatto. Stadio poi a Pistoia. Sì. Dai, sì, quello sì. Fino a Pistoia. Fine, assolutamente. Esatto. Grazie mille. Grazie. Ciao. Ciao.